Assessore, ci può dare qualche dato in merito ai flussi turistici e ai risultati dei festival a Biton? Sì, per quanto riguarda i flussi turistici, abbiamo i dati dell'Osservatorio regionale sul turismo del 2017 che certificano un più 15% di trend sugli arrivi e sulle presenze per un totale di circa 18.500 presenze nel 2017 rispetto a 16.800 se non ricordo male del 2016. Per quanto riguarda i festival, proprio in questi giorni abbiamo ricevuto il report da ciascuno dei 17 festival, abbiamo un totale di 70 giornate di eventi, più di 800 artisti coinvolti, più di 90.000 euro di fatturato di aziende locali che hanno collaborato alla buona riuscita dei festival e una serie importante di pernottamenti, pranzi e cene presso i nostri ristoranti. Insomma, il sistema della rete dei festival è un sistema anche economico, oltre che culturale, di spettacolo, che sicuramente in questa fase aiuta la città, soprattutto il centro antico, dove sono concentrate le attività di accoglienza turistica e di ristorazione, a vivere soprattutto l'estate, un periodo florido rispetto ad altre città dell'entroterra che, si diceva anche in altre occasioni, si svuotano perché c'è una tendenza ad andare nelle città che hanno il mare. Quindi questo è un dato importante che ci spinge a continuare cercando di alzare l'asticella della qualità attraverso un bando che uscirà a gennaio, in cui insomma i partecipanti verranno messi alla prova con dei parametri più stringenti e più esigenti rispetto alle proposte artistiche e culturali. L'asticella verrà alzata anche dalla Matera 2019, che si avvicina subito a gennaio. Bitonto sarà parte attiva in questo processo con il Tret Opera Festival che si sposta nei Sassi. Sì, il nostro festival di punta, perché del comune proprio dell'ente, è il Tret Opera Festival. L'edizione 2019 sarà programmata tra aprile e maggio con una importante preview in Spagna, all'Auditorium Nazionale di Madrid ad aprile, e ci sarà anche una tappa a Matera. Ci siamo già stati gli anni passati, però in occasione della Capitale Italiana della Cultura porteremo tra i Sassi, non voglio svelare cosa faremo perché poi si perderebbe l'effetto sorpresa, e questa è una delle attività che faremo in partnership con il Comune di Matera, frutto di quell'incontro avuto a Bitonto tra i nostri due sindaci e frutto di questa intesa tra la Capitale Europea della Cultura e la Capitale Meridionale della Cultura 2020, titolo simbolico che ci ha dato la Regione Puglia, e quindi proveremo a fare delle attività di scambio culturale anche di vetrina per la nostra città, come ad esempio una preview di Cortili Aperti a Matera prima di Cortili Aperti a Bitonto, che è a fine maggio, e altre iniziative di rimando turistico rispetto alla nostra città.